Tipici da spiaggia questa iniziativa, questa rassegna di cibo in spiaggia organizzata da Confcommercio con il sindacato italiano Balneari. Da Mario, una bella iniziativa per la valorizzazione dei prodotti tipici della nostra regione. Assolutamente sì, applaudo a questa bella iniziativa per la promozione dei prodotti tipici locali a chilometro zero. È evidente che il primo impatto per i turisti sono i balneatori e quindi a loro c'è il compito anche di promuovere non solo la nostra spiaggia e il nostro mare, ma anche i nostri prodotti tipici. Oggi i balneatori, la maggior parte, hanno anche la mission della ristorazione e quindi è d'obbligo per loro utilizzare i nostri prodotti d'eccellenza della nostra agricoltura. E devono far sì anche che siano veicolo di promozione per questi turisti che poi magari portano i loro prodotti tornando a casa e lo promuovono a loro volta con i loro parenti ed amici. Quindi oltre ad aver degustato i nostri prodotti in spiaggia, nei ristoranti, nei locali, sarebbe buona cosa che i balneatori stessi si facessero promotori di far riportare un promemoria, non so, una bottiglia d'olio, di vino, a tutti i turisti che vengono qui per il mare ma devono apprezzare anche i nostri prodotti tipici a chilometro zero. Il comune di Francavilla ha aderito con convinzione a questa iniziativa Tipici da spiaggia organizzata da Confcommercio e dalla SIB dei balneatori della nostra regione. È importante promuovere i nostri prodotti, lo si fa nelle spiagge dove ci sono tanti turisti, anche a Francavilla. Assolutamente sì, abbiamo aderito a questa bellissima iniziativa, questo è il primo dei tre eventi che ci saranno nel corso dell'estate. Qual è il miglior connubio? Campagna, collina e mare, sono proprio i nostri luoghi preferiti con i prodotti tipici a chilometro zero del nostro territorio. E io ho la delega all'agricoltura e al demanio, quindi faccio di tutto per unire i due settori e promuovere i prodotti agricoli, sperando che anche le gastronomia sia uno degli elementi che possa attirare il turismo in Abruzzo. Padovano, questa iniziativa sta avendo un grande successo, Tipici da spiaggia, la valorizzazione dei nostri prodotti sulle spiagge di Pescara, di Montesilvano e di Francavilla. Sulle spiagge italiane, questo è il tipici di spiaggia, perché la tipicità tutta nostra è che l'agricoltura a volte sta isolata in collina, invece noi abbiamo voluto fare questa iniziativa. La campagna va al mare. Ringrazio Mattia, il titolare di questo stabilimento balneare, che ci ha messo a disposizione, perché adesso la combina i prodotti agricoli con i prodotti del mare, le cozze alla marinara. Avvicinare i clienti, e anche questo significa mettere in campo diverse iniziative. Certo, diverse iniziative, soprattutto per valorizzare i prodotti favolosi che abbiamo nel nostro territorio. In questo caso abbiamo l'olio di elice, abbiamo i pomodori di Francavilla, famosissimi, che molti clienti ci richiedono di riportare a casa. E fra poco arriveranno anche le cozze, il classico sguazzetto di cozze di Giulianova, quindi un prodotto nostro.